stagione passata, ma soprattutto conferenza stampa di presentazione di inizio stagione 2024-2025 per l'Annalisa Volley San Marzano e la storica promozione in Serie B. Un sogno che si è concretizzato con forza, volontà, sacrificio ed impegno. Una cavalcata, quella dell'Annalisa Volley San Marzano, ed oggi si sono tracciati gli obiettivi, i punti di forza e il punto della situazione sul team attraverso la voce dei protagonisti. Non da ultimo l'importante partnership strategica con il gruppo Attanese S.p.A., una nuova avventura, una sfida affascinante, si scrive una nuova storia dopo la consacrazione e la storica promozione in B. La società ha realizzato una squadra compatta e con obiettivi ben chiari. Oggi siamo qui perché inizia un nuovo percorso per questa società sportiva, un percorso che ricordo viene da lontano, non siamo nuovi a questo genere di esperienze. Una squadra che ha uno zoccolo duro che viene dalle scorse stagioni e anche la bellezza di questa squadra è avere atleti anche di una certa caratura, soprattutto di San Marzano. Un obiettivo che avevate ben chiaro, c'è stato un momento in cui pensavate di non farcela? Sì, la stagione scorsa è stata molto altalenante, però devo dire che poi alla fine abbiamo chiuso davanti a tutti, anche se con un gap di un solo punto, però alla fine siamo arrivati noi primi. Noi puntiamo soprattutto alla salvezza, poi se ci sarà qualche obiettivo in più saremo felici di accoglierlo. Ovviamente sappiamo che è una stagione difficile, ci sono squadre molto 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 attrezzate che vogliono fare la differenza, soprattutto squadre non campane, soprattutto le pugliesi, se le conosciamo bene, quindi ce la giocheremo fino alla fine. Abbiamo, insieme alla società abbiamo concordato di tenere lo zoccolo duro della società, fatto di tanti ragazzi del posto che hanno ampiamente meritato sul campo la categoria. A questi si sono aggiunti dei volti nuovi, dei ragazzi campani che hanno avuto modo di fare grossa esperienza in Serie B e insieme abbiamo cercato di creare il mix giusto per raggiungere quanto prima il nostro obiettivo. Sui punti deboli ci stiamo lavorando. Forse sono sicuramente il grande gruppo che si è creato dai ragazzi. I vecchi che stavano già in squadra hanno accolto in maniera perfetta i nuovi arrivi, li hanno subito fatti integrare, li hanno fatti sentire a casa. A loro volta hanno subito capito cosa chiede la società in primis e io in secondi come allenatore. Noi siamo felicissimi di aver potuto supportare al fianco questa squadra giovane ma nello stesso tempo che ha grandi obiettivi e condividiamo con questa squadra Annalisa Volley San Marzano cosa? Le radici sul territorio, fare squadra e quindi il connubio tra sport e alimentazione, perché il nostro gruppo si occupa di trasformazione di prodotti agroalimentari dal pomodoro alla linea verde, credo che sia l'esempio lampante che vale nella vita ma soprattutto anche nello sport. E ringrazio nuovamente la squadra di averci scelto come main sponsor e il mio augurio è quello di far raggiungere alla squadra gli obiettivi che meritano, perché è una squadra di giovani che ha grandi potenzialità. Sì, il nostro gruppo imprenditoriale si sviluppa non solo su uno stabilimento a Nocera, a Castel San Giorgio, ma anche a San Marzano sul Sarno. San Marzano è un territorio vocato all'agroalimentare, pertanto quando c'è stata l'opportunità di conoscere il presidente abbiamo accolto con grande favore ed entusiasmo la possibilità di essere da supporto a questa squadra, al territorio